Terzo video, nuovi arrivi. Rispetto all'ultima volta che avevamo questa pseudo pausa con solo il Sazavi Real Grade, che però ne valsa la pena perché è un kit spettacolare, è qui davanti, andate a vedere la recensione, non solo perché mia, ma soprattutto perché mia, ma no, davvero, in realtà è un kit stellare, va preso assolutamente la recensione, andatela a vedere. Io ve la consiglio perché veramente ho impiegato tanto tempo a realizzarla, molto più tempo che assemblare i Sazavi di per sé. E questo faceva parte però dell'ultimo video dei nuovi arrivi. Questa volta invece ne abbiamo tanti, tanti. Ne abbiamo un buon numero, non è tutto qui perché tra poco dovrebbe arrivare altro. E infatti questi non saranno tutti parte delle prossime recensioni. Alcuni di loro li vedremo presto, altri più avanti, perché qualcosa in arrivo avrà la precedenza. Anche le nuove uscite hanno la precedenza di solito. Inoltre nella mia mente c'è una specie di scaletta che cerco di rispettare, anche se non sempre in realtà ci riesco. In più andremo anche a spacchettare qualcosa e magari faremo due chiacchiere, anche perché ormai questi video sono già mille video, siamo al terzo, sono diventati una chiacchierata tra amici come se fossimo al bar a bere qualcosa, anche se in realtà prima dell'arrivo dei commenti io parlo praticamente da solo, ma questo va benissimo perché confido nei commenti. Detto ciò, direi di procedere. Ho qui anche il DVD di Gundam 0083. Questo va visto, secondo me è bellissimo, ve lo consiglio. Questo potete vederlo anche per i fatti suoi, nel senso che è vero che getta le basi per ciò che viene dopo, se avete visto ciò che viene prima fa sicuramente comodo, però si riesce a vedere anche per i fatti suoi. Ve lo straconsiglio, questa tra l'altro è un'edizione bellissima. Su Instagram ho postato qualcosina di questa edizione, chi mi segue lo sa, chi non mi segue mi segua. E tra l'altro dentro ha dei Gundam veramente spettacolari, tra cui lo Zephyrantes, che è uno dei miei preferiti, forse non è qui a caso. Adesso spostiamo il Sazavi Real Grade, guardate la recensione, che è molto bello, però è ora di spostarlo e andiamo a spacchettare un attimino. Partiamo subito da una roba iper top, un Action Base. No, non era questa, comunque un Action Base. Allora, cosa abbiamo qui? Poi ve li farò vedere magari più da vicino. Questi sono degli effect parts per le Figure Rise standard. In pratica sono dei supporti trasparenti con effetti speciali che si possono collegare a Gundam o le Action Base, direi all'Action Base 4 e alla 5, e serve per mettere in volo un po' di roba, ad esempio i funnel, ok? Per il Sazavi andrebbero benissimo. Sono di diversi colori, questi sono gialli, ne ho qui due confezioni. Grazie Gunplay Italia, anzi ne approfitto per ricordarvi le collaborazioni. Gunplay Italia è uno store online specializzato in model kit Gunpla, ma non troverete solo quello, troverete anche Chogokin, Action Figure, attrezzi, colori, di tutto di più. Andate a fare un salto, vi lascio il link in descrizione insieme ai social e vi lascio il link per Gokin.it e per il suo forum e per i suoi social, dove potrete informarvi sul collezionismo, interagire sul forum, imparare tanto altro. E Gundam dipendente per il mondo Gunpla, portale, forum e social, seguiteli perché ne vale davvero la pena. Detto ciò, questi effect parts sono direttamente collegati, facciamo la roba, non mi ricordo se la confezione dentro l'ho girata dal verso giusto, comunque ok. Cosa ci sarà qui dentro? Chi mi segue su Instagram, torno a dire, seguitemi, ha già un'idea. Si vede, perché io non vedo più lo schermo. Si vede ed è alla rovescio. Questo è il New Gundam Real Grade. Pare essere uno dei migliori Gunpla di sempre, o quasi. Sarà a livello del Sazavi? Non lo so. Io sono hypato, over 9000, spero di non rimanere deluso, spero di non ritrovarmi qualcosa di bello, ma non di così bello. Sembra veramente spettacolare. Questo sarà il primo che vedremo recensito, ok? E dopo andremo magari ad unboxarlo e a vedere qualcosina. La confezione intanto vi dico che è più o meno alle stesse dimensioni, mi stavo sbagliando ma questi video vengono come vengono, alle stesse dimensioni della confezione del Sazavi Real Grade, sempre più o meno, quindi è grande quasi circa come la confezione di un Master Grade, e se è come il Sazavi suo collega, anche da costruire, vi sembrerà di costruire un Master Grade. Poi ne parleremo un po' di più. Facciamo spazio.
Shazam non cadere. Ecco questo, forse un po' più complicato. Cosa abbiamo qui? Arbalest da Full Metal Panic. Allora, qui c'è un discorsetto da fare. Se volete vedere qualcosa fuori dall'universo Gundam, io continuo a guardare lo schermo invece che l'obiettivo, fuori dall'universo Gundam, scrivetelo nei commenti, ok? Ci sono tanti kit che mi piacciono o mi ispirano, perlomeno mi ispirano, che non mi farei problemi a costruire, assemblare e recensire, belli e brutti che siano, se mi ispirano, tanto vale. Questo è uno di questi kit, ok? Ne esistono diversi di Full Metal Panic, che è una serie che a me ha divertito tanto, non so se l'avete vista, è abbastanza comico, di fantascienza, ci sono i mecha, frega perché la prima stagione è molto comica e poi diventa più action e più drammatica già dalla seconda stagione. In mezzo c'è anche uno spin-off che non si vedono mecha, è solo praticamente una commedia ed è veramente divertente. Questo arriva dall'ultima, che è Invisible Victory, ok? Ed è il mecha, diciamo, del protagonista. Questo è l'Arbalest. E non è classificato in alcun modo. Non vedo nessuna scritta HG, non vedo nulla. È però a tutti gli effetti, ve lo dico, perché in questa confezione ci sono i runner già svuotati, perché l'ho già assemblato. A tutti gli effetti è un HG. È un HG in tutto e per tutto. Un HG per dimensioni, un HG per struttura, per soluzioni, adesivi, polycap. È un HG. È molto posabile. E però in scala 1.60, perché questi mecha non sono alti come i Gundam, quindi in scala 1.144 arrivano a 13-14 cm, questi sono più piccolini, e dunque per essere alti quanto un HG 13-14 cm si è optato per la scala 1.60, altrimenti il robot diventava grande come una minifigure della Lego. E io ve li consiglio, molto bello, ne esistono diversi, alcuni classificati come HG, altri no, ci sono gli M9, io faccio i conti di recuperarli, se la cosa vi può interessare. Un po' come è stato per gli Evangelion, no? Mi ricollego a questa cosa, anzi, perché abbiamo visto un po' tutto ciò che è apparso nei video nuovi arrivi sul canale. Abbiamo visto il Crossbone, RG SDCS, abbiamo visto il Ground Type HG ed SDCS, abbiamo visto il Shazabi Real Grade, appunto, guardate la recensione. E non abbiamo visto gli Eva. Ho portato i tre Eva tratti dai lungometraggi, dai Rebuild. Li abbiamo visti perché? Non me li sono dimenticati. È che è in fase di progettazione appunto un progetto, ok? E mi servono assemblati tutti e tre. Dunque, se non voglio chiudere il canale per un mese e assemblare solo quelli, succede questa cosa, che io mentre assemblo altro e faccio le recensioni, piano piano porto avanti anche il lieve. Quando saranno tutti e tre pronti, vediamo se riesco a realizzare questa cosa. Spero di sì, perché mi farebbe molto piacere. Male che vada, li vedremo comunque recensiti per i fatti loro come gli altri. Ok? Bene. Chiuso il discorso. No, non è chiuso il discorso Universo Gundam e roba fuori Universo Gundam, perché esiste tanta altra roba. Esistono Transformer, esiste roba di altri anime, esistono kit di Dragon Ball, esistono kit di Pat Labor, credo anche Code Geass, se non erro. Quindi, se avete qualche tipo di preferenza, voi avanzate richieste nei commenti nel limite del possibile, in base a quello che si può recuperare, ai gusti, a tutto il resto, perché no, si può provare. Ok, intanto partiamo con Full Metal Panic, direi, più avanti. Mi sono scordato di portarvelo a far vedere, ma tanto farò la recensione. Poi, andiamo avanti. E qui c'è un bel HG, il Destiny. Ok, questo secondo me è molto bello, è meritevole. Se non l'avete comprato, fateci un pensierino. Se non ci volete fare un pensierino, vi faccio parlare con mia figlia, vi martellerà finché non andrete ad acquistare il Destiny, che secondo me è molto bello. Questo non so se riusciremo a vederlo nel breve periodo, perché avevo in mente altre recensioni, tra cui alcune di kit che devono ancora arrivare, arriveranno direi il prossimo mese. Però tutto dipende, perché poi in realtà io, al di là delle precedenze, delle nuove uscite, io parto dalla musica, io spendo un casino di ore a cercare la musica per le recensioni, questo discorso è venuto fuori anche l'altro giorno, e in base a quello che trovo che mi piace, a volte parto da lì, nel senso che trovo una musica e dico, ma ci vedo bene un Gundam di questo tipo, ci vedo bene un kit di quest'altro tipo, e allora da lì magari le precedenze cambiano. Per ora il Destiny non è fra i primi
che andremo a vedere in teoria, però se trovo la musica adatta magari passa davanti a tutti gli altri, chi lo sa. Intanto è un mese che ascolto la musica del New Gundam, mi faccio le mie scene in testa, quindi è ora di smetterla, devo assolutamente assemblarlo, videare, editare e metterci sotto questa musica e passare a quella dopo, altrimenti io non ne esco più. Bene, poi cosa abbiamo? Porto qui i DVD. Volete vedere anche il DVD? Faccio vedere anche il DVD. Zephyrantes Real Grade. Ecco, ecco, appunto, dicevo. Lo Zephyrantes è uno dei miei preferiti. Sono tranquillo su un Real Grade, sono tranquillissimo, perché i Real Grade offrono sempre dettagli al top, la scala è 1.144, il prezzo è contenuto e sono fenomenali. Curioso di vedere come hanno gestito il discorso Core Fighter. Se è come l'RX 78-2 che può utilizzare il Core Fighter direttamente come supporto per il busto, però ha anche un modulo a parte, se vogliamo esporre il Core Fighter per i fatti suoi. Curioso di vedere se anche in questo caso è stata gestita così la cosa. Molto curioso, e se ve lo state chiedendo, sì, prenderò anche il full Barnen, ok? L'idea è quella, se vi piace, di fare la recensione insieme dei due GP01. Quindi metterli insieme, mi aspetto più o meno una posabilità simile, un livello di dettaglio simile che sarà alto sui Real Grade. Cambierà chiaramente tutto il contorno. Però si potrebbe fare anche così. Ditemi voi se preferite una recensione combinata dei due, come ho fatto per i Mazinger, o se li preferite per i fatti loro e vederli da soli per i fatti loro. E questo qua lo spacchettiamo, questo qua andiamo a vedere dopo. Poi, questo è l'ultimo, poi andiamo a vedere qualcosa. Questo qua, su questo ci punto molto. Questo è, ragazzi, devo togliermi sto coso, ecco. Questo è il Buster Gundam Master Grade. Su questo ci punto tanto, non l'ho mai visto dal vivo, Il design mi piace veramente tanto, soprattutto la testa. Io non riesco a smettere di guardare la sua testa, mi piace davvero tanto. E ha delle funzioni, secondo me, anche abbastanza fighe, ok? Almeno sulla carta. Poi bisognerà vedere al lato pratico se renderanno, se sarà stabile, se non lo sarà. Ma ormai i kit hanno raggiunto livelli dove pezzi che cadono da tutte le parti, ormai difficile trovarne, ormai sono molto stabili, sono semplici da montare, ok? Ve lo ricordo un'altra volta, non esistono i Gunpla difficili da montare. Al massimo dovete guardare un paio di volte un passaggio sul libretto di istruzioni, ma da montare, da costruire, sono tutti semplici, guardate le istruzioni, le incastrate, e sono belli già montati a secco, ok? Per questo io li compro, perché prima di tutto il robot mi deve piacere. Se non mi piace ed è da modificare per forza, ho già qualche dubbio. Mi deve intanto piacere così com'è, anche perché io non ho molto tempo per modificare, quindi deve essere bello così. E ormai i Gunpla hanno raggiunto un livello che tranquillamente sono belli montati a secco, soprattutto su certe scale, certe categorie, tipo il Real Grade o il Master Grade, ma anche molti HG ormai si stanno evolvendo. Non so se avete visto il G40, non so, adesso al di là dei gusti, dell'estetica, è completamente stravolto, quello che volete, però a livello di HG tecnicamente parlando sembra una roba veramente assurda, veramente assurda. Vi invito ad andarlo a vedere. E vi invito anche a fare un'altra cosa. Questo, secondo me, fa parte di uno di quei Gundam un po' meno rinomati, ok? Non sconosciuto, però non è uno dei soliti noti. Non è un Sazabi, non è un New Gundam, non è un RX-78, uno Unicorn, un Banshee, un Sinanjo. Non è uno dei soliti. E tendenzialmente si parte appunto da quelli più famosi, dai soliti noti, ed è giusto partire da lì, perché no, sono iconici, magari uno si è visto l'anime e vuole puntare ai protagonisti, ok, che sia di Zion, che sia di un'altra fazione, però si tende a fare così. Però vi invito a cercare, a guardare e informarvi, perché il mondo Gunpla è ultra vasto, Gunpla Model Kit è ultra vasto, esistono un casino, una valanga di kit altrettanto validi. Se non andate a cercare, vi fermate sui soliti noti, fate bene se vi piacciono, io i gusti non si discutono, no? Però andate a vedere, perché si perdono delle vere e proprie perle, ok? Io intenzione, ho già puntato a qualcuna che secondo me merita abbastanza, secondo me questo ne fa parte, spero di sì. Ne ho visti degli altri anche HG, quindi anche a costi più contenuti, in scala ridotta, quindi non 100, e faccio i conti di portarli. Alcuni di questi, uno di questi mi ispira veramente tanto ed è uno dei prossimi arrivi.
E mi sono dimenticato di dire una cosa. Quando parlavamo dell'Arbalest su qualcosa che è fuori dall'universo Gundam, vi anticipo che, salvo imprevisti, il prossimo mese è in arrivo appunto qualcosa che non fa parte dell'universo Gundam. E vi dico anche che potrebbe non essere un mobile suit. E nemmeno un robottone. Potrebbe essere un'altra cosa. E sono abbastanza carico a riguardo, perché mi piace davvero tanto. Forse sarà una recensione un po' atipica quando la farò, perché se non è un robottone, magari non c'è molta possibilità di posa, di fare tante scenette, tante introduzioni, però cercherò di fare del mio meglio. E quindi vi invito a seguire i social, a cliccare il link in descrizione, a commentare e richiedere qualcosa che magari non fa parte dell'universo di Gundam, se vi piace, e anche a cercare qualcosa che non sia uno dei soliti noti. Soggetti magari meno conosciuti, non sconosciuti, ma meno conosciuti, però davvero si rischia di perdere un kit davvero valido, a volte solo perché non lo si sente nominare. E invece informatevi voi, sfogliate i cataloghi, guardate i video, cercate. Io farò il possibile, cercherò di portarvi tutto quello che posso e tutto quello che secondo me sembra meritare, ma posso sbagliare anche io. Lo so che è difficile da credere, ma posso sbagliare anche io. No, ok, scherzi a parte, ne ho puntati diversi che secondo me saranno molto belli e non li sento nominare mai, però sembrano davvero molto belli. Io faccio così, ok? Spolpo, guardo tutte le parti, tutto quello che posso, cerco di portarli, fate lo stesso anche voi e proponete. Qualcuno ha proposto anche il No Name Gundam, questa è una soluzione, ok? E proponete, ora guardiamo qualcosa e direi di cambiare prospettiva, altrimenti non vedete nulla. Bene, e voi forse vi aspettavate lo spacchettamento di un model kit, invece io parto dai DVD dello 0083 Stardust Memory. Allora, gli episodi sono 20 e qualcosa, credo. Allora, all'interno abbiamo qualche artwork, uno più spettacolare dell'altro, spettacolari tutti, spettacolari personaggi, spettacolari. Inquadrarlo è un problema, ve lo dico. Spettacolari, c'è anche il riflesso del faro, mobile suit, qui ne abbiamo degli altri. So che queste cose magari non servono, però è bello che esistano ed è bello averle. Cosa ve ne fate? Li ritagliate, li appendete? Ma è una soluzione. Io non lo faccio, però si può fare. E questa è la prima cosa che troviamo dopo gli artwork. E poi abbiamo i DVD. Non so se esiste anche in Blu-ray. Io li ho in DVD, vanno benissimo comunque perché non è roba in ultra full HD, 4K, 8K, 9K. Vanno benissimo i DVD, onestamente. E questa edizione, secondo me, è molto bella ed è una gran serie. Se vi piace, vi offro da bere volentieri. Se non vi piace, siamo amici lo stesso. Però offrite da bere voi. E allora a questo punto partiamo dallo Zephyrantes Real Grade. Andiamo a vedere. Come al solito i Real Grade hanno sempre una buona quantità di pezzi, quindi vi lasciano divertire per un po', ok? E anche questo è il bello dei model kit, no? Che io amo il collezionismo in generale, amo i robottoni in generale. Però i kit mi piacciono molto perché una volta aperta la scatola, c'è ancora tanto dopo, c'è ancora tanto. Vi tiene compagnia delle serate, vi diverte, si migliora a costruire. Come vedete, come al solito è tutto già precolorato. E questo sarà sicuramente uno di quelli che anche montato a secco sarà sicuramente già bellissimo. Abbiamo i soliti adesivi. Questo faro fa un riflesso però che... Ok, alcuni sono cromati, non so se si riesce a vedere, ecco così forse un pochino lo potete notare. Alcuni sono metallizzati, probabilmente anche per le armi. Sono adesivi classici con il bordo trasparente. Molti preferiscono le water decal, sono obiettivamente meglio direi le water decal. Però sugli RG fino ad ora svolgono comunque un buon lavoro per essere adesivi, quindi chi non vuole comprare nulla in più e vuole solo costruire a secco, questi sono, vanno già bene. Poi potete anche non applicarli sicuramente, però
Secondo me aggiungono dettaglio, danno un po' quell'effetto real robot che sui Gundam non guasta mai. Panel line da tutte le parti comunque, probabilmente non si vede, però io mi diverto un sacco con le panel line, davvero un sacco. Infatti nelle mie recensioni è praticamente l'unica modifica che vedete, non avendo molto tempo per modificare, customizzare, mi fermo alle panel line e mi diverto anche tanto. Questo è l'inner frame. Volevo dare un'occhiata alle istruzioni per capire appunto come era gestito il discorso Core Fighter, che a quanto pare tra l'altro è il primo nel manuale di istruzioni. Si parte dal Core Fighter e poi dai piedi e dalle gambe come al solito. Ok, è trasformabile e questo mi fa pensare che conviene andare forse verso la parte finale del manuale per cercare di capire se... Che bello ragazzi, guardate che bello. Ah, ecco. Sì. Credo proprio che si userà come supporto per il busto. Questo potrebbe fare perdere un po' di posabilità. Non mi è chiaro se eventualmente si può, dovrei guardare con calma, questo non è il momento, si può anche esporre e riuscire comunque ad avere il Gundam, lo Zephyrantes, comunque assemblato completamente. Scudo con i suoi snodi, questo ragazzi, questo per me, ecco, questo è lo schema per gli adesivi appunto. Questo sono indeciso, vorrei montarlo, vorrei costruirlo alla svelta e recensirlo, però c'è quel discorso della doppia recensione eventualmente, quindi in quel caso potrei costruirlo ma non recensirlo subito. Questo è il Destiny, gli effetti speciali sembrano essere molto belli, c'è anche lo spadone ripiegabile se non erro. Ecco qua abbiamo le ali, l'energia per le ali. Ah, ecco qua. Ok, non ho notato, forse me le sono perse io. Polycap. Ah sì, ci sono, ok. Stava balenando un flashback del Moon Gundam, no? Niente adesivi, niente polycap. Fantastico il Moon Gundam, il papà del Sazami. L'arbalest non posso farvelo vedere perché l'ho già costruito e l'ho di nuovo dimenticato di là. Diamo un'occhiata invece alle effect parts. Ne guardiamo una, tanto sono uguali. Ah, ecco. Si apre da qua. Sono tre in tutto per ogni busta, se non vado errato. Esatto, questi sono i supporti con i suoi snodi e agganci. E questi sono gli effetti veri e propri. E l'idea è quella di applicarli al New Gundam. Li porterò nella recensione, li faremo vedere, sono acquistabili a parte. Si possono fare cose di questo tipo e vorrei prenderli anche di un altro colore per il Sazabi, così li metto entrambi sulla mensola a sfidarsi a colpi di Beam Saber e Funnel. Spostiamo questo e passiamo al Buster. Presenza sembra avere, sembra avere tanta presenza. Ok. Ah, direi che abbiamo delle decal trasferibili a secco. E quello che io pensavo essere bianco, non so se dal video traspare questa cosa, adesso provo a scartare, ma in realtà è un beige.
alla fine è un bash a quanto pare. E questo è una specie di arancione, una tonalità di arancione, molto bello. Questi sono i suoi adesivi e le sue decal. Questi dovrebbero essere trasferibili a secco. E il bello di questo Buster è che ha queste due armi che possono fondersi in altre armi e ha queste braccia attaccate alla vita che aiutano a sostenere appunto queste armi, quest'arma immensa. E qua, ecco, qua si vede, ok, un po' della gimmick di queste braccia che si possono muovere, possono sostenere l'arma. E beh, a me quando hanno un super mega fucilone piacciono. Anche il Dynames o Dynames, adesso il suo bel fucilone, secondo me a me piacciono. Ecco, qui lo vediamo un po' in posa. Sembra un bel Master Grade, sembra proprio un bel Master Grade. Tra l'altro, a quanto pare, anche le spalle si aprono e ospitano dei missili. Molto bene. Quantità di pezzi. Alla fine i runner sono chiaramente più grandi perché parliamo di una scala diversa, però vedete che come quantità, abbiamo visto lo Zephyrantes prima, alla fine i rear grade si aggirano su quelle cifre, no? Tra l'altro volevo dirvi un qualcosa, ma me lo sono dimenticato mentre parlavo dello Zephyrantes. E vista l'ora, dopo il lavoro è normale così e mi scordo sempre qualcosa e oggi non fa eccezione. Andiamo a vedere la Superstar, il New Gun. Si parte già con lo scudo e gli effetti delle Beam Saber. Il livello di dettaglio è già alto, ok? Già questa parte della testa, panel line, everywhere. I suoi adesivi, inner frame, allora non c'è traccia dello Psycho Frame verde, che non è evidente come su uno Unicorn ad esempio, però un po' spunta quando si apre la corazza. Qui non vi è traccia e direi che anche gli adesivi non vanno a ricoprire questo ruolo, quindi immagino abbiano optato per una soluzione magari più high tech, ok? Quindi con delle parti magari metallizzate che spuntano utilizzando gli adesivi. E non mi dispiace, anche perché nel Verca ci sono e non è che sia quella parte, onestamente non è che fosse comodissima. Sì, pare non esserci o esserci qualcosina, no, secondo me no. Ok, questi sono i funnel, questa parte sarà per forza di cose, come sempre quando ci sono i funnel, un po' ripetitiva, perché di solito sono 4, 6 quelli che sono, qui dovrebbero essere 6 funnel, in questa parte così sarà un po' ripetitiva, ma potrebbe essere veloce perché potrebbe fare un buon uso e pare proprio di sì. E adesso vi faccio vedere gli Sazabi, ad esempio, è una montagna di pezzi, quindi uno che non è abituato a costruire Gunpla e vuole iniziare, gli piace magari quel modello, però ha paura di andare a comprare qualcosa che è troppo complicato per lui. Io ripeto, non esistono i Gunpla difficili, alla fine esistono quelli che portano via più tempo. La parte difficile può essere il perfezionamento di quello che avete costruito, ma da costruire non sono difficili. Perfezionamento cosa intendo? Che vanno modificati per forza? No, come dicevo prima, sono belli già montati a secco ormai, hanno raggiunto dei livelli bene o male stratosferici. Però ovvio che quando andate a tagliare dalle sprue può rimanere un residuo da tirare via, ok? Ognuno ha il suo sistema. C'è chi taglia lontano dal pezzo, poi vicino al pezzo, poi va con la lima o col taglierino e va a appiattire. Io, ad esempio, e qui qualcuno vorrà accopparmi,
e io taglio direttamente a filo del pezzo. Ok, molto di ciò lo fa intanto la manualità, che man mano che costruite diventate sempre più abili, però fanno molto gli attrezzi. Le tronchesine, ad esempio, le mie tronchesine le ho pagate un bel po', 30-35 euro, però non dico che siamo a ritagliare burro, ma quasi. Questo fa sì che, salvo distrazioni dove vado a tagliare, porto via un pezzo di plastica, ma questo può capitare anche dopo che l'ho staccato dal pezzo, se sono distratto. Questo comunque mi permette di andare vicino al pezzo senza schiacciare la plastica. E quindi vi dico, se avete appena iniziato e avete investito poco in attrezzi, ed è giusto così quando si parte, è giusto non esagerare, lo fate, lo sapete, però da utenti consapevoli, sappiate che comunque attrezzi migliori vi permettono di lavorare meno dopo, ok? Tronchesine che schiacciano la plastica piuttosto che tagliarla vi causano un residuo che è più difficile tirare via, ne avete di più, è più difficile, segni di stress sulle plastiche colorate quando avete le tronchesine. Prendo le tronchesine come esempio, ma anche gli altri attrezzi che tagliano molto bene, e questo problema cala esponenzialmente. Quindi arriverete a un punto dove sarete più bravi, più pratici, e gli attrezzi vi freneranno, e a quel punto consiglio di fare magari un upgrade, no? È un po' come essere un new type, avere il Gundam che non vi sta dietro, siete più veloci di lui, dovete a un certo punto upgradare anche il Gundam. Più o meno funziona così. Detto ciò, nonostante i tanti pezzi, come i Sazabi, ma anche il Crossbone era così, gli ultimi RG sono così in pratica, si fa un uso massiccio dell'undergate, che permette di piazzare, ok, non a fianco del pezzo come potrebbe sembrare guardandolo dalla parte frontale, ma in realtà le sprue vanno a finire sotto, quindi mediamente, soprattutto in proporzione ai pezzi, limate pochissimo, perché tutto ciò che dovete fare una volta effettuato il taglio, una volta separato il pezzo dai runner, è semplicemente quello di togliere il residuo sotto. Non vi interessa che sia perfetto, che sia... vi basta che sia pari per incastrarlo bene, perché non si vedrà. L'undergate serve proprio a piazzare i residui nei punti che non vedrete una volta che l'avrete assemblato. E questo fa sì che, nonostante la quantità di pezzi, l'assemblaggio sia veloce. E il Sazabi era così. Il Sazabi era così. Tanti pezzi, uno dice, ah, ci metterò chissà quanto. In realtà, una volta partiti a costruire, si va rapidamente. Poi, chiaro, se i pezzi sono tanti, vi servirà un po' più di tempo, ma è anche giusto così, eh. Se li pagate un po' di più perché hanno tanti pezzi, sono più grandi, è giusto che vi divertano anche qualche sera in più. Però è una cosa piacevole, non è un riparare al danno, è un... si va veloce perché è divertente. Il Sazabi è uno di quelli che, una volta terminato, nonostante la mole di pezzi da tagliare e assemblare, una volta finito se ne vuole ancora, perché è divertente. E gli altri Gunpla, quelli che non sfruttano così tanto l'undergate, sono comunque divertenti, però magari dovete limare un po' di più. Questi ultimi RG devo dire che vi permettono di limare meno. Poi va a gusti. Io, se l'assemblaggio è veloce, a me fa comodo, soprattutto perché ormai assemblo e recensisco a batteria, e quindi se riesco ad andare un po' più veloce è meglio. C'è chi invece si diverte tantissimo a star lì a perfezionare, pareggiare, lucidare, e allora in questi casi non è un problema. In ogni caso faccio un volantino. Ok, lo guarderò poi. E qui siamo appunto allo schema adesivi. È tutto talmente fitto che, onestamente, anche se ve lo avvicino, non so quanto riusciate a vedere. Da dove si parte? Piedi e gambe, come al solito. Guardate, notate se possibile già da qui i dettagli dell'inner frame, sembrano folli, più o meno come sul Sazabi. Vero che non sempre si vedono perché magari vengono coperti dalla corazza, però è segno di cura da parte del produttore, no? Dettagliare il più possibile tutto, anche l'inutile, ok? Però l'utile e l'inutile sono entrambi iper dettagliati, e questo è
sempre un bene, denota amore verso la propria creatura. Se la posabilità è così, direi che siamo allegri. L'onnellino. Chissà se a vedere così sembra esserci, infatti c'è un meccanismo per estendere i movimenti sulle anche. Esatto. Ma qua si alza anche, a quanto pare. Lo vedremo all'opera. Lo vedremo all'opera. Articolazione delle spalle. Ragazzi, cosa non è il New Gundam? Cosa non è? Beh, prendete il contrattacco di Shad e vi beccate sia il New che il Sazabi. Se non l'avete visto, guardatelo perché è da vedere. Bazooka sarà telescopico? Sarà telescopico, a quanto pare è telescopico. O almeno così pare. O forse ci ho visto male io? No, sembra essere telescopico. Vabbè, lo scopriremo. Comunque, anche perché inizierò ad assemblarlo al più presto e vi porterò la recensione al più presto. Ci metterò 6 mesi solo per l'introduzione, però poi il resto viene da sé. Bene, questo è quanto. Abbiamo visto un po' di tutto. Abbiamo visto l'Arbalest di Fullmetal Panic. Mi raccomando, se avete sapete dell'esistenza di altri kit fuori dal discorso Gundam che vi piace vedere, lo dite, e se possibile vi accontento, non dico il giorno dopo, però nel limite del possibile prima o poi vi accontento, perché no, è qualcosa di nuovo magari anche per me, e tutto ciò non mi dispiace. Abbiamo visto un Master Grade che non fa parte magari dei Gundam più famosi in assoluto, che però sembra una perla e quindi è bene andare a esplorare e cercare nuove perle, sempre e comunque. Il Destiny HG, vabbè, il Destiny è sempre bello, il Destiny, lo Zephyrantis Serial Grade, che sembra fantastico, e mi piacerebbe sapere se preferite una recensione insieme al Full Barnen, quindi i due GP01 insieme, oppure se lo preferite singolarmente. Intanto io parto con il New Gundam, poi passerò ad altro, ma ci saranno nuovi arrivi che probabilmente alcuni di loro avranno precedenza su alcuni dei kit che abbiamo visto finora. Abbiamo visto l'Effect Parts che utilizzerò per il New Gundam e metterò nella recensione. Sono quelle cose che vi consiglio perché vanno a valorizzare un kit già valido, e secondo me in certi casi stanno proprio bene se li andate ad esporre. Poi magari non li si comprano per tutti, però per quelli magari più importanti, perché no? Ah, ma qui abbiamo anche gli altri effetti speciali. Questa è la lama curva, bella. Ragazzi, questo New Gundam sembra tantissima roba. Bene, vi ricordo il link in descrizione, Gunplay Italia, Gokin.it e Gundam Dipendente. Ci vediamo alla recensione del New Gundam. Se volete scrivere, scrivete. Se volete lasciate like. Se volete iscrivervi, iscrivete. Guardate la recensione del Sazabi. Da Python Coffee è tutto, grazie e alla prossima.